Amiche e amici di Sport Più TV, siamo qui al Pala Gianni Asti, si è appena concluso l'incontro tra la Reale Mutua e la Elkem Vigevano, 91-88, ma abbiamo visto una squadra di Vigevano veramente all'altezza della squadra di Torino, prima in classifica, e non si capisce come possiate avere solo una vittoria all'attivo al momento. Diciamo che stiamo mettendo a posto le cose che non vanno, stiamo cercando ancora di trovare una bella solidità, amalgama tra giocatori, e stiamo lavorando tanto e speriamo che i risultati vengano premiati. Personalmente 22 punti e tanta intensità in campo. Ho cercato di fare quello che mi veniva richiesto al meglio per vincere questa partita, perché dobbiamo trovare entusiasmo e cerchiamo di lavorare sempre sodo, ecco. Continuando così sicuramente arriveranno i risultati. Speriamo, grazie mille. Luca Vencato, la partita che non ti immagini, Vigevano, uno pensa una sola vittoria all'attivo e poi viene qui a Torino e ha fatto sudare altro che sette camicie. Sì, no, complimenti a loro, stati davvero bravi, agguerriti dal primo all'ultimo secondo. Loro avevano bisogno di una vittoria per sbloccarsi, noi dobbiamo mantenere la strada che abbiamo iniziato qualche partita fa. Ce la siamo complicata un po' troppo, loro sono stati comunque bravi, adesso dobbiamo ricaricare energie e pensare a mercoledì. Luca, sempre più point guard, la tua tripla ha spaccato la partita nel momento del pareggio continuo. Sì, è stata un più 2, meno 2, lì abbiamo fatto un break, ho messo due canestri importanti, mi alleno per prenderli, quindi li prendo senza paura, con convinzione, sono andati dentro, quindi questo è l'importante. Ora la partita contro Cantù. Sì, la partita che tutti aspettano ovviamente, noi andremo là come facciamo ogni partita con un unico obiettivo e poi vedremo chi sarà più bravo tra le due squadre. You played a good match, but hard, difficult without against Reale Mutua. But you are a good team, really. Yeah, we're a good team. We just got to fix some small, minor details and turn it around. We're missing a few small details that can make a big difference. Okay, good luck for the future. Thank you very much. Federico Poser, ancora una volta una gara positiva, doppia cifra, tanti rimbalzi, tante botte sotto canestro. Sì, dai, è stata una battaglia, Vigevano è venuta qua, ha lottato fino in fondo, noi abbiamo fatto la nostra migliore partita, sappiamo che dobbiamo fare meglio, soprattutto in vista di una partita come quella di mercoledì a Cantù, sappiamo che quello che abbiamo fatto oggi non basterà, soprattutto in difesa dove non possiamo subire così tanto in casa. Però abbiamo due giorni per prepararci al meglio e mercoledì andiamo a Cantù per vincere. Con Cusin avete fatto la differenza sotto canestro perché loro hanno continuato a segnare, ma voi sotto i tabelloni avete preso parecchi palloni importanti. Sì, dai, sia io che Cuso siamo stati abbastanza positivi quest'oggi, grazie anche, sai, a tutto il circondario che abbiamo intorno, che soprattutto nei roll ci premia, ci dà la palla, crede in noi, quindi anche grazie a loro che facciamo canestro e aiutiamo anche noi la squadra in questo modo, insomma. Dai, ora in bocca al lupo per Cantù. Crepi, grazie. Matteo Schina, di nuovo doppia cifra e soprattutto un paio di palloni recuperati importantissimi. Sì, dobbiamo iniziare ad approcciare questa partita in difesa diversamente, specialmente mercoledì che abbiamo una partita tosta in trasferta a Cantù, però ci teniamo stretta la vittoria e i due punti sono sempre fondamentali. Certo che il basket è strano, Vigevano è stata una delle squadre più belle che abbiamo visto qui a Torino e ha vinto solo una partita fino adesso. Assolutamente, è bello del basket, ogni partita si gioca e il campo parla alla fine, quindi non ci sono esiti prima delle partite. Adesso vi aspettiamo da Cantù con un ottimo risultato. Assolutamente, combatteremo fino alla fine come sempre.